Il mio studente, molto pessimista, mi ha detto: professore, secondo me questa pandemia non finirà più e noi rimarremo in questa situazione qua per sempre. E questo è falso. E allora ho pensato che forse, siccome il tempo di spiegare le cose per bene in classe non c'è, forse valeva la pena di fare un video e spiegare perché queste pandemie, questa pandemia e le pandemie in generale terminano e come anche terminano o dovrebbero terminare questa e tutte le altre. Okay? Allora, dunque, di pandemie nel corso della storia ce ne sono state tantissime. È un evento raro dal punto di vista così individuale, c'è cioè una persona non è che ne veda tante nella sua vita di solito, ma dal punto di vista storico le pandemie sono un evento frequente, ok? Avvengono molte volte ogni secolo, ogni 30 anni così circa. L'ultima pandemia precedente a questa è stata nel 2009, quindi c'è stata 2020, va bene? 2009 c'è stata l'epidemia di influenza suina H1N1. H1N1 è stato un evento pandemico, anche questo. Per fortuna, questa ovviamente qua Covid-19, non occorre neanche che lo dica, è stato un evento pandemico che abbiamo avuto non molti anni fa, che pochissimi anni fa. Pandemie ce ne sono state tantissime. Nel secolo scorso c'è stata l'influenza asiatica negli anni 50, nel 57. Che hanno una forma di influenza H2N3, se non sbaglio, e anche prima ci sono state altre pandemie, la celeberrima, purtroppo l'influenza spagnola del 1918-19, ok? È stata spagnola cosiddetta, una influenza, un'epidemia di influenza, di una forma nuova di influenza estremamente letale, molto molto peggiore del Covid ancora, che colpiva tra l'altro, come vedremo un po' meglio dopo, principalmente persone giovani di 20-30 anni, okay? Che morivano anche dalla mattina alla sera, quindi stavano male, la mattina si svegliavano, stavano bene, la sera erano morti, una cosa orribile, ha fatto molti 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 più morti della prima guerra mondiale, nonostante per quanto orribile sia stata la prima guerra mondiale. Allora, come si fa a studiare come termina una pandemia o come cambia, per così dire, la pandemia durante il suo corso? Allora, per spiegare questo, sono studi che si fanno persone che studiano epidemiologia, che sono degli epidemiologi, fanno uso di vari modelli, che spiegano come evolve un'infezione. Il modello più semplice, dal quale possiamo partire, tanto per fare un po' di discussione su questo, è il modello SIR, cosiddetto SIR, dove S sta per, in inglese, ma va bene anche in italiano, sono le persone suscettibili, I sono le persone infette in un certo particolare momento e R sono le persone che sono rimosse dalla pandemia. Okay, da rimosse dal pool, per così dire, delle persone che possono essere infettate. Per essere rimossi, i modi sono principalmente due: o si è morti oppure si diventa immuni a questa epidemia, questa pandemia che avviene. Allora, se noi guardiamo un grafico di un modello SIR, vediamo se lo troviamo, che da scemo l'ho chiuso, vediamo cosa troviamo. SIR model, vediamo se troviamo di certo. Ok, eccolo qua. Questo è un grafico che ci mostra come funziona. Allora, quando inizia la pandemia, tutti quanti sono suscettibili, ok? Cioè tutti quanti possono contrarre questa particolare malattia. Poi nessuno è infetto. Infetto è in verde. Man mano che il numero di persone infette aumenta, il numero di persone suscettibili nella popolazione, cioè che si possono ancora infettare, diminuisce, perché chi ha avuto già le malattie diventa immune per le proprietà del sistema immunitario umano, ok? Mentre le persone che sono rimosse sono sempre di più, la percentuale di persone che vengono rimosse è sempre più alta. Rimosse perché sono diventate immuni oppure sono morte della malattia, una delle due. Okay? Allora, il numero di persone infette aumenta, 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 ad un certo punto non ce la fa più, in un certo senso, il numero di persone che rimangono da infettare
è diventato troppo piccolo e il numero di persone che continuano ad avere questa malattia scende, 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 fino ad arrivare molto vicino a zero. Questo è il modello ideale, teorico, di come avviene una epidemia e di come va avanti. Okay? Questa pandemia di SARS-CoV-2, di COVID-19, SARS-CoV-2 virus, di COVID-19, non ha niente di speciale, dovrebbe svolgersi secondo questo sistema, secondo questo schema. Spesso e volentieri si vede nelle epidemie che in realtà non c'è una sola ondata, bella, liscia come qui, ma avvengono più ondate, che ora in Italia ne abbiamo già avute tre, una molto grossa in marzo dell'anno scorso, una molto grossa in novembre-dicembre dell'anno scorso e una minore adesso, okay? Quindi tre ondate. È mia opinione, ma potrei sbagliare, che non ne vedremo altre. Allora, per capire un po' come vanno questi modelli epidemiologici, dobbiamo ragionare un momento su un concetto importantissimo che si chiama il numero di riproduzione di base, o numero riproduttivo di base meglio, riproduttivo di base della malattia. Questo numero viene chiamato R con 0. Allora, cosa vuol dire R con 0? R con 0 è il numero di persone alla quale una persona passa la malattia. Cioè, se io sono ammalato, a quante lo passo questa malattia? Mediamente, questo vale per le malattie infettive. Cioè, mediamente a quante persone un infetto trasmette la malattia? R con 0. 0 si intende del paziente 0, cioè la prima persona che viene infettata da questa malattia. Si chiama R con 0 perché appunto si riferisce al paziente 0, nel senso che è il numero di persone a cui io trasmetto la malattia, ammettendo che nessuno sia rimosso, cioè che tutti quanti siano immuni, cioè scusate, che nessuno sia immune a questa malattia. Se nessuno è immune alla malattia, io mediamente a quanti la trasmetto? Questa è una caratteristica intrinseca del virus, okay? O dell'agente patogeno. Noi adesso parliamo di virus perché le pandemie che conosciamo sono tutte dovute a virus nei tempi recenti, ma ci sono state anche pandemie di altro tipo, per esempio la peste è stata provocata da un batterio, ma noi ci interessano i virus. Allora, diciamo, questo è un fattore intrinseco, è una caratteristica tipica di ciascun virus, e ciascun virus ha il suo R con 0. L'influenza tipica, ok, ha un R con 0 di circa 1,5 circa, sono molto difficili da calcolare questi numeri. Che cosa significa? Significa che mediamente, una persona che ha l'influenza la trasmette a una persona e mezza. Ce la trasmette a un altro e ogni due persone le trasmettono a tre, in parole povere. Altre malattie hanno R con 0 molto più alti. Il record sembra essere quello del morbillo, che ha un R con 0 che può arrivare anche addirittura verso 20, 18, 20, scriviamo 18. Vuol dire che una persona che ha il morbillo, se io lo metto a fare la sua vita normale, in una popolazione in cui nessuno è immune, in cui nessuno fa parte di questo gruppo R, trasmetterà il morbillo a 18 persone mediamente. Quindi è un virus terrificante con una capacità terribile di diffondersi in giro. Per quanto riguarda SARS-CoV-2, le stime sono molto molto difficili, sono molto molto difficili, ma siamo intorno a 3, okay? 3, 4, 2, qualcuno, insomma, molto molto circa, va bene, molto molto circa 3, diciamo 3, tanto per dire un numero, okay? Cioè una persona che ha il Covid mediamente lo trasmette a circa 3 persone, ok? Circa 3 persone. Allora, a questo numero R con 0 è collegato il concetto che sicuramente avete sentito nominare di immunità di gregge. Andiamo a vedere che cos'è questa immunità di gregge. Allora, il discorso è abbastanza semplice in realtà di gregge, se lo vediamo in questo senso. Ad un certo punto, se mano a mano che le persone si ammalano, okay, mano a mano che il numero di persone in questo gruppo R aumenta, okay, il numero di persone
che un ammalato può infettare diminuisce. Perché io entrerò, supponendo che un ammalato entri in contatto con lo stesso numero di persone a questo punto dell'epidemia e a questo punto dell'epidemia, è chiaro che quando un numero molto grande di persone sono già immuni, io lo trasmetterò mediamente sempre a meno persone. Ok? Allora, qual è il momento cruciale nell'evoluzione di una pandemia? Il momento cruciale è quando non R0, che è una caratteristica del virus all'inizio, ma il numero di persone a cui io lo trasmetto effettivamente in quel particolare momento, che viene chiamato R con T, diventa, R con T, anche questo lo sentite nominare molto spesso, diventa uguale a 1. Allora, all'inizio, quando inizia una pandemia, R con 0, che è caratteristica del virus intrinseca sua, vuol dire quanto infettivo è quel virus lì, ok? E R con T, che vuol dire effettivamente a quante persone uno lo trasmette, sono uguali, ok? Poi mano a mano che il numero di persone immuni aumenta, R con 0 resta sempre lo stesso perché è una caratteristica del virus, ok? E a quante persone lo trasmetto supponendo che nessuno sia immune. R con T invece è quanti lo trasmette per davvero e R con T diminuisce, va diminuendo perché il numero di persone suscettibili, S, è sempre più piccolo, il numero di persone rimosse, cioè immuni, queste in blu, è sempre più grande. Ok? Ad un certo punto, dicevo, c'è un momento cruciale in cui R con T diventa uguale a 1. Quando R con T diventa uguale a 1, cioè ogni persona lo trasmette mediamente per davvero nella vita reale a solo una persona, l'epidemia smette di crescere. Cioè, se ci sono una popolazione di 1 milione di persone, che ne so, 200 che hanno la malattia, ok? L'epidemia smette di crescere quando il numero di persone infette rimarrà sempre 200. Cioè, se ognuno lo trasmette a una sola altra persona, resterà sempre pari il numero di persone infette. Andando avanti ancora, ok, il numero di persone rimosse sarà sempre più grande e R con T diventerà sempre più piccolo, ad un certo punto diventerà minore di 1. Quando diventa minore di 1, l'epidemia è destinata a estinguersi. E questo è quello che prevede il modello epidemiologico semplice, ok? Il numero di persone suscettibili diminuisce, ok? Diminuisce sempre di più il numero di persone suscettibili. Il numero di persone rimosse, cioè che si sono immunizzate, diventa sempre più grande. R con T, cioè il numero di persone a cui si trasmette la malattia per davvero, diventa sempre più piccolo. A un certo punto, qui, in questo punto qui, diventa minore, di 0. Quindi, scusate, minore di 1, e quindi naturalmente il numero di persone totali infette è destinato a scendere lentamente e a arrivare a zero, o molto molto vicino a zero. A questo punto abbiamo raggiunto l'immunità di gregge, cioè significa che cosa? Significa che la malattia, il virus, non è più in grado di diffondersi. Non è più in grado di diffondersi per il semplice motivo che il numero di persone immuni è troppo grande, è diventato troppo grande e non riesce il virus a mantenere R con T, cioè il numero con cui si trasmette da un individuo all'altro, non riesce a mantenerlo maggiore o uguale a 1, rimane sempre minore di 1 e quindi è destinato a esaurirsi. Allora, quante persone si devono immunizzare, ok, immunizzare o quindi ammalare, per raggiungere l'immunità di gregge? Questo è abbastanza semplice da calcolare a priori, okay? Se noi sappiamo R con 0, cioè se noi sappiamo mediamente a quante persone la prima persona trasmette il virus, facendo un calcolo molto spannometrico, molto semplice, mettendoci in un caso molto semplice, è abbastanza semplice da calcolare. Supponiamo, per esempio, che R con 0 sia 4. Con 0 sia 4, okay? Cioè che ogni persona mediamente trasmette la malattia a 4 altre persone. Allora, quante persone devono essere immuni perché una persona mediamente lo trasmetta a un'altra sola persona? Cioè quante persone devono essere immuni perché R con T diventi 1? Quindi all'inizio della pandemia R con T sarà pari a 4, ok?
pari a R con 0, ma poi comincerà a scendere, 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 mano a mano che ci sono sempre più persone immuni, e a un certo punto R con T diventerà 1, cioè una persona, lo trasmetterà mediamente, ripeto, a una sola altra persona. Quante persone devono essere immuni per arrivare a questo punto? La risposta è abbastanza semplice: devono essere immuni 3/4 delle persone, cioè se io statisticamente lo trasmetto a 4 persone, se 3 di queste 4 persone, cioè 3/4, sono immuni, d'accordo? Statisticamente lo trasmetterò a una sola persona e quindi statisticamente R con T diventerà 1. Questo significa che se noi abbiamo R con 0 pari a 4, ok? R con T diventerà 1 quando 3/4 delle persone sono nel gruppo R, quando 3/4 delle persone sono immunizzate. Il calcolo per sapere quando si raggiunge l'immunità di gregge, in altre parole, si tratta semplicemente di fare 1 meno 1 fratto R0. In questo caso, nel nostro esempio, sarebbe 1 meno 1 fratto 4. 1 meno 1 quarto fa 3 quarti, cioè 75%. 3 quarti. Okay. Se R con 0 è 4, occorre che il 75% delle persone siano immuni per impedire che l'epidemia si diffonda. Allora, abbiamo detto che col Covid R con 0 si stima che sia circa 3, va bene? Allora vediamo 1 meno un terzo fa 2 terzi, che è 66%, 67%. Quindi in teoria, partendo da questo presupposto qui, estremamente semplificato, se noi avessimo, cioè, se il 67% delle persone avesse contratto il Covid non potrebbe più diffondersi. In altre parole, questi calcoli sono abbastanza semplificati, ok? E la faccenda in realtà è più complicata di così. Il motivo principale per cui la faccenda è parecchio più complicata di così è che non tutte le persone hanno lo stesso numero di contatti, e quindi non tutte le persone hanno la stessa probabilità di trasmettere la malattia. Vi faccio un esempio banale, HIV. Okay. HIV è un altro virus che causa una malattia molto grave che si chiama AIDS o AIDS, come tutti sapete. Allora, il R con 0 di questa malattia è maggiore di 1, è molto difficile da calcolare, ma è verso 2. Okay. C'è una persona che ha l'HIV e che contrarrà l'AIDS, lo trasmette mediamente a 2 persone. Tuttavia, grazie al cielo, questa malattia non è diffusa nella popolazione in maniera così sostanziosa, cioè non si sta diffondendo, non sta esplodendo nella popolazione umana, e non è esplosa nella popolazione umana neanche negli anni 80, quando è stata riconosciuta e quando non c'era nessuna cura, la gente moriva, ok? Ma non si è diffusa così enormemente. Come mai non si è diffusa così enormemente? Perché questa capacità di diffondersi tra le persone era concentrata solo in alcuni gruppi. Okay. C'erano alcune persone che erano molto a rischio di contrarre questa malattia, le persone che facevano uso di droghe per iniezione, eroinomani principalmente, e le persone che facevano sesso non protetto, persone molto promiscue sessualmente. Che insomma, la malattia si trasmette così. E quindi non occorreva che questa percentuale qui interessasse l'intera popolazione. Occorreva che questa percentuale qui interessasse prevalentemente quelle popolazioni che erano particolarmente suscettibili di ammalarsi. Allo stesso modo, è probabile che questo calcolo così banale sull'immunità di gregge riferito al Covid sia pessimistico. Perché? Perché esistono alcune persone che molto più probabilmente se ne ammalano e lo trasmettono di altre, come nel caso di HIV/AIDS. Per esempio, io faccio l'insegnante, okay, e vedo ogni settimana centinaia di persone con le quali vivo all'interno per varie ore all'interno di una stanza chiusa. Questo è una condizione in cui è molto facile prendere delle malattie respiratorie.
che si trasmettono con le goccioline di saliva e parlando. Una persona che invece fa il tecnico dell'Enel, va bene, e che va a aggiustare gli impianti in giro per le strade, non si trova mai in una situazione come la mia, non si trova mai chiuso in una stanza per molte ore con molte persone, si trova all'aperto, da solo o con un collega solo, e quindi il suo rischio di contrarre il Covid è molto più piccolo del mio. Perciò cosa succede? Succede che le persone che hanno un rischio di contrarre il Covid più alto lo contraggono e poi le altre che ce l'hanno molto più basso non lo contraggono e non lo contrarranno mai, ok? Quindi cosa succede? Succede che l'immunità di gregge reale, ok, si raggiunge prima di quella teorica, perché c'è un gruppo di persone per cui è estremamente improbabile prenderselo e un gruppo di persone in cui è molto probabile prenderselo, che tendono a prenderselo prima, in un certo senso, ok? Quindi di fatto queste previsioni così di solito sono pessimistiche, che okay? Di solito va meglio di così, ma insomma non importa, sono solo considerazioni. L'altra carta in gioco di cui non abbiamo ancora parlato sono i vaccini. Okay? I vaccini, quando una persona è vaccinata contro una malattia, è immune. Il vaccino serve a questo. Vaccinata, vaccini, rientrano nella popolazione R, nella popolazione rimossa. Ok? Rimossa dalla possibilità di infettarsi. Ora, allora, i vaccini che abbiamo a disposizione oggi per il Covid sono particolarmente efficaci, ok? Sono particolarmente efficaci in particolare nel prevenire le forme più gravi della malattia, le forme che portano all'ospedale e a andare in terapia intensiva e andare anche al camposanto se uno è un po' sfortunato, ok? Questa efficacia di tutti i vaccini che abbiamo a disposizione al momento è praticamente del 100%, cioè di fatto nessuno o quasi nessuno delle persone vaccinate vanno all'ospedale. Un numero relativamente piccolo e variabile a seconda della variante di Covid che circola in quella zona lì e del tipo di vaccino che si è fatto e dell'età e di un sacco di altre sottocasi, ok? Un numero relativamente piccolo sì, è in grado di ammalarsi, ok? E di trasmettere la malattia, quindi non rientra nel gruppo R, ma non è in grado di, cioè non va a finire all'ospedale. Allora, il problema grosso per cui noi abbiamo adesso tutte queste chiusure non è tanto il fatto che la gente si ammala di una malattia respiratoria, ma è il fatto che la gente va a finire all'ospedale e occupa i posti in terapia intensiva. Ci sono moltissime malattie con le quali noi conviviamo normalmente, d'accordo? Per esempio l'influenza, ogni anno abbiamo una pandemia vera e propria di una forma leggera di influenza, ma nessuno se ne preoccupa, allo stesso modo nessuno si preoccupa se circola il raffreddore o se circolano cose di questo tipo, ok? Quindi il problema è un po' quello. Mano a mano, allora la domanda è che cosa succede quando uno è stato vaccinato? Quando un numero molto grande della popolazione è stato vaccinato, in ogni caso il problema sarà risolto. I vaccini contribuiscono a raggiungere l'immunità di gregge? La risposta è sì. Cominciamo ad avere prove abbastanza solide adesso che i vaccini contro il Covid, oltre che impedire di raggiungere le forme più gravi della malattia, impediscono anche di trasmetterla o di trasmetterla efficacemente quanto prima, quanto si faceva una persona non vaccinata. Perciò è abbastanza chiaro che la vaccinazione è un sistema estremamente efficace di raggiungere, di avvicinarsi a un qualche cosa all'immunità di gregge o a un qualche cosa che assomiglia, vedremo, all'immunità di gregge. Questo lo stiamo vedendo di già nel paese che ha vaccinato più persone di tutte, che è Israele, okay? Che ha vaccinato circa la metà della sua popolazione e in cui il Covid praticamente non esiste più, di fatto, okay? Sono pochissimi casi. Il numero di persone rimosse, okay, probabilmente è circa questo, perché più o meno metà sono state
vaccinate, un grande numero l'ha avuto, quindi è immune naturalmente, i due gruppi si sovrappongono un pochino, ma circa saremo da queste parti qui. Okay? Il grosso, grosso calo delle infezioni è avvenuto prima. Okay? Allora, questi numeri qui noi potremmo averli, diciamo, per l'estate. C'è poi il discorso delle varianti, che voi avete sicuramente sentito nominare. Non è ben chiaro quanto le varianti riescano a diffondersi in una popolazione vaccinata, nel senso che alcune varianti, le varianti sudafricane in particolare, riescono un pochino forse a infettare anche le persone vaccinate, ma probabilmente non sono in grado di provocare malattie nella forma grave e probabilmente riescono comunque a diminuire la quantità di virus nel corpo abbastanza che le persone vaccinate sono pochissimo infettive. Ok? Quindi di fatto quando avremo raggiunto questi livelli, circa così, diciamo metà, potrebbe essere anche verso il 40%, per i motivi, per le complicazioni che vi ho detto prima, di persone vaccinate, più o meno dovremmo essere a posto, fondamentalmente. Allora, varianti, uno si dice quando sparirà questo maledetto virus. La risposta che danno la maggior parte dei virologi è che con ogni probabilità non sparirà mai. È estremamente improbabile riuscire a eliminare un virus del tutto. Fino adesso siamo riusciti solo con il virus del vaiolo. E basta, è l'unico virus in tutta la storia dell'umanità che noi siamo riusciti a debellare. Ma i coronavirus di solito non funzionano così. Di solito le persone se lo prendono e poi dopo un anno e mezzo, l'immunità diminuisce e va a finire che se lo prendono di nuovo. Allora, ho detto i coronavirus perché di coronavirus ce ne sono parecchi. Ce ne sono che interessano l'uomo 7. Okay? Allora facciamo un po' di così carrellata sui 7 coronavirus che interessano l'uomo e poi vi dico una cosa che riguarda SARS-CoV-2 che è estremamente interessante, estremamente importante. Allora, hanno tutti quanti un nome che è una sigla che inizia con HCoV, che sta per Human Coronavirus, coronavirus umano, e ci sono HCoV OC43, HCoV HKU1, HCoV 229E e HCoV NL63. Questi sono quattro principali e poi ci sono quelli che portano malattia grave, sono SARS-CoV. Questo non c'è più, questo è estinto. Questo ha provocato un'epidemia. L'epidemia di SARS nel 2002-2003. C'è MERS-CoV, questa è una malattia che ha, grazie al cielo, R con 0 più piccolo di 1 e che si prende dai cammelli. Nel Medio Oriente qualcuno prende questa malattia, ogni tanto la trasmette, ogni tanto no, ma per fortuna R con 0 è più piccolo di 1 e quindi non riesce a diffondersi mai veramente nell'uomo. E l'ultimo, ovviamente, è SARS-CoV-2, che causa il Covid. Ok, Covid, non uguale, ma freccia Covid. Ok, causa il Covid-19. Covid-19, questi qui. Causano, invece, sono tutti virus che causano il raffreddore. Il raffreddore non è una vera e propria malattia, che okay, è un insieme di sintomi che sono provocati principalmente da un virus che si chiama rinovirus e circa il 15% dei raffreddori si stima invece sono dovuti a uno di questi quattro coronavirus. Questi quattro coronavirus che circolano normalmente nell'uomo li abbiamo avuti tutti quanti nella nostra vita e li abbiamo presi tutti quanti prima di compiere 3-4 anni, ok? Tutti quanti dall'età giovanissima abbiamo preso questi e mediamente li prendiamo ogni anno, un anno sì, un anno no, un anno sì e due no, una cosa di questo tipo. Di questi 4 coronavirus umani,
del raffreddore, vorrei soffermarmi un attimo sul primo, OC43, perché ci dà un suggerimento, che sta diventando sempre più chiaro, su quale potrebbe essere la fine della nostra epidemia di SARS-CoV-2. Cioè, vi ho detto poco fa che i coronavirus di solito non funzionano così, cioè sì, c'è l'immunità di gregge, c'è tutto questo discorso qua, però poi il corpo si dimentica in un certo senso di questo virus e dopo un certo tot non si è più immuni e si può riprenderlo. Allora, vediamo che cos'è HCoV-C43 e la sua storia. HCoV-C43 è un virus del raffreddore che tutti noi avevamo preso, ripeto, praticamente di sicuro, prima di avere 3 anni. Allora, gli studiosi hanno vari metodi per studiare questi coronavirus. Adesso, in questo periodo, immaginate che c'è un grande interesse per questo gruppo di virus. E uno degli studi che possono fare è una stima di quando questo virus è passato nell'uomo. Okay? Tutti i virus normalmente arrivano da una specie all'altra passando, cioè arrivano nell'uomo passando da un'altra specie viventi, si scambiano i virus in questa maniera qui. Okay? Questo è il sistema normale in cui un virus si origina. Quindi tutti questi coronavirus, sette coronavirus qui, prima o poi saranno venuti nella nostra specie da qualche altro organismo vivente. Allora, SARS-CoV-2 si suppone che sia venuto da un pipistrello, SARS-CoV anche, MERS viene dai camelli, abbiamo detto, questi varie robe. HCoV-OC43 si ritiene, guardando la sequenza genetica, per un discorso di somiglianza, si ritiene quasi certo che venga dalle vacche, dai bovini, ok? Perché i bovini hanno un coronavirus estremamente simile a questo, ok? E si ritiene che sia il suo parente, il suo antenato, cioè che quello che attualmente colpisce le vacche e questo avessero un antenato in comune. Allora, con delle tecniche di statistiche, diciamo, si può stimare quanto tempo è passato quando ciascuno di questi quattro coronavirus del raffreddore è passato nell'uomo, quanto tempo è passato da quel momento lì, cioè quando si sono separati dal loro antenato comune più recente, okay, con un coronavirus di un'altra specie. Per quanto riguarda gli ultimi tre, NL63, 229 e HKU1, si ottiene un numero molto grande, cioè se noi andiamo in cerca del coronavirus più simile, e facciamo un calcolo, il sistema si chiama l'orologio molecolare, facciamo un calcolo di quanto tempo è passato, dovrebbe essere passato da quando si sono separati dal loro virus più simile, viene fuori che questi virus esistono da secoli e secoli, questo mi pare sia dal 1600, questo forse dai tempi dell'impero romano, questo non lo so. Okay? Se invece si guarda questo coronavirus qua, HCoV-C43, con il coronavirus che ancora colpisce le vacche, ci sono vari metodi e tutti questi metodi puntano il dito verso una data che è circa 1890. Ok? Circa 1890. Perché questo è interessante? Adesso ve lo dico ben presto perché è interessante. Perché c'è stata una pandemia, punto interrogativo, nel 1890? La risposta è sì. C'è stata una pandemia che è stata chiamata l'influenza russa. Influenza russa. Influenza russa. Che è iniziata nel 1889. Quindi siamo molto 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 vicini. Ok? 1889 è durata un anno. 89-90. 91 è terminata. È stata una pandemia abbastanza pesante, con molti morti, ha fatto circa 1 milione di morti. Tenete conto che la popolazione mondiale nel 1889 era circa di 1,5 miliardi di persone, quindi molto 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 più piccola di adesso, e quindi 1 milione di persone era molto molto di più in proporzione. Okay? Allora, tradizionalmente tutti quanti hanno sempre pensato che questa epidemia di influenza, che la gente chiamava influenza,
fosse stata causata appunto da un virus dell'influenza. Allora, le ipotesi erano fondamentalmente due: il virus AH2N2, okay, che ancora circola, e l'altro è H3N8, che non c'è più, non circola più, cioè circola ma non nella nostra specie, che potrebbe aver provocato effettivamente una pandemia di influenza simile alla pandemia del 1918 o all'asiatica degli anni 50 o alla influenza suina del 2009. Però puzza il fatto che questo coronavirus qui si sia separato e sia entrato in comune circa nel 1890, quando nell'89 c'è stata questa ipotetica influenza, questa cosiddetta influenza russa. Allora, si può andare a vedere le descrizioni di cosa è stata questa influenza russa, cioè che cosa è successo durante questa influenza russa. È successo che le persone si ammalavano, ok? E come si ammalavano? Si ammalavano di polmonite. Si ammalavano di polmonite, stavano male per un paio di settimane e poi morivano di problemi respiratori. Un'altra cosa particolare di questa influenza è che morivano le persone anziane, cioè tanto più uno era anziano, tanto più rischiava di morire. Questa è una cosa diversa dall'influenza spagnola. Nell'influenza spagnola, vi ho detto, le persone che morivano generalmente erano principalmente quelli di 20-30 anni e morivano molto velocemente in un giorno o due. Mentre qui invece ci mettevano un paio di settimane ed erano prevalentemente persone anziane, cioè tanto più anziano ero, tanto più probabile era morire di questa malattia. Inoltre, questa malattia aveva, sembrava, una preferenza per le persone di sesso maschile, cioè i maschi erano a rischio di più delle donne, circa 2/3 delle persone morte erano maschi e 1/3 donne. Tutte queste caratteristiche che sono descritte nei giornali medici dell'epoca, della fine dell'Ottocento, sono, come potrete, avrete forse osservato, molto 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 simili alle caratteristiche di SARS-CoV-2, del Covid-19, cioè sono sostanzialmente le stesse. Allora, E1 e 2 e le caratteristiche cliniche stanno convincendo gli scienziati che la loro ipotesi precedente, che questa epidemia lì fosse causata da un'influenza, fosse sbagliata, e che questa influenza russa in realtà fosse stata l'entrata nella nostra specie di questo virus OC43, questo coronavirus OC43. Se così, allora noi sappiamo già che fine fa questa pandemia, cioè possiamo presumere che farà la stessa fine. Questo virus qui è adesso un comunissimo virus del raffreddore che tutti noi prendiamo prima di avere 3 anni e che poi riprendiamo anche decine di volte nella nostra vita, ma che non ci fa niente, ci fa venire il raffreddore. Allora diventa interessante supporre, diventa un'ipotesi molto accattivante, che SARS-CoV-2 diventerà un virus del raffreddore, o meglio, neanche che diventerà un virus del raffreddore. Addirittura è possibile, e molti sostengono questa cosa, che SARS-CoV-2 non è che diventerà un virus del raffreddore. SARS-CoV-2 potrebbe benissimo essere un virus del raffreddore. Cioè, può essere che il motivo per cui provoca questa malattia così grave non è per qualche sua caratteristica particolare, perché abbia qualcosa di speciale, è semplicemente perché non l'abbiamo mai avuto. I bambini piccoli, in effetti, che prendono il Covid non hanno niente, o quasi niente. Come i bambini piccoli che prendono OC43, stessa cosa. Gli adulti che hanno già avuto il Covid, con ogni probabilità, o che sono stati vaccinati, non avranno niente, avranno un raffreddore, avranno dei sintomi molto leggeri. Gli adulti che hanno già avuto OC43 non hanno niente. Il fatto è che gli adulti che hanno già avuto OC43 sono tutti. Tutti hanno avuto questo virus da piccoli, mentre gli adulti che hanno avuto SARS-CoV-2 in precedenza sono, fino a dicembre del 2019, nessuno. Quindi, morale della favola, come finirà la pandemia? Mano a mano che le persone si sono ammalate o sono state vaccinate, si ritroveranno, rispetto a SARS-CoV-2, nella stessa situazione in cui le persone si trovano
nel caso più pessimistico, nel caso in cui l'immunità del vaccino sia uguale all'immunità naturale, si ritroveranno probabilmente nella stessa situazione in cui adesso noi ci troviamo con HCoV-C43, cioè ci troveremo in una situazione dove se ci va male, prendendo questa malattia, ci viene un raffreddore. E andando avanti negli anni, man mano che tutti i bambini piccoli avranno preso questo virus, che a questo punto circolerà liberamente nella popolazione umana, SARS-CoV-2, nessuno più avrà sintomi, o quasi nessuno avrà più sintomi gravi. Questo ammesso che l'immunità ceda, ok? Quindi questo è il caso pessimistico che noi abbiamo fatto. Può anche essere invece che questo virus sia diverso dagli altri coronavirus, che il modello SIR di base funzioni perfettamente, che una persona una volta che l'ha avuto non la possa più prendere, o per infezione naturale, o perché i nostri vaccini sono migliori dell'infezione naturale, e lo sono, lo sappiamo già. E che quindi la situazione si risolva. Questo è come terminerà la pandemia. Spero di aver chiarito, ho fatto confusione ovviamente, un sacco di cose, minestrone, macedonia, ma insomma spero di aver chiarito un po' di idee a qualcuno. Va bene?